Mago qua, Alex, bentornati sul canale. Oggi siamo qua assieme di nuovo su Clash Royale con un nuovo episodio delle Chest Battle. Anche oggi due di voi si sfideranno in un'insanissima battaglia a colpi di baoli e sarete come al solito voi alla fine sopra nei sondaggi a decretare chi sarà stato il vincitore. Ragazzi, vi ricordo sempre comunque, prima di cominciare questo videozzo, che se volete partecipare anche voi alle prossime Chest Battle, contattatemi su Instagram il fine settimana, tipo il giovedì pomeriggio, con bauli abbastanza competitivi. Insomma, prendete spunto appunto dai partecipanti di questo episodio. Ma detto questo, ragazzi, prima di tutto, ragazzi, un bel pollicione, ragazzi, bisogna lasciare un bel pollicione, un bel mi piace per supportare le Chest Battle in primis e in secondis, perché quest'oggi la madre dello chef si è infilata nel culo i tartufi secchi. Ma detto questo, ragazzi, invece di cominciare con delle ignorantate, andiamo subito a vedere il vincitore della scorsa Chest Battle. Perché se vi ricordate, nello scorso episodio si erano affrontati Danilo contro Davide e queste erano le carte più utilizzate, trovate appunto da entrambi i ragazzi durante lo spaghettamento. Come al solito, anche nello scorso episodio avevo lasciato a voi la scelta su chi avesse vinto questa Chest Battle e il 93% di voi ha decretato come vincitore il nostro Davide. E quindi questa è la tua targhetta. Complimentoni Davide, sei tu il campione della scorsa Chest Battle. E quindi complimentoni ancora. Ragazzi, ha avuto una combo di carte trovate che era veramente allucinante. Trog Rider, Barbari Scelti, il nostro Bowling puffo di merda, e chiudendo col vecchio, ragazzi, letteralmente ha ottenuto la maggior parte del consenso appunto riguardante il vostro voto. Ma adesso, detto questo, ragazzuoli, richiudiamo il tendone e andiamo subito a vedere quali sono i partecipanti di questo episodio. Vi ricordo come al solito che non si guarda, ragazzi, in base alla carta più forte o meno forte, perché vi ricordo come al solito non esiste una carta più forte di un'altra, ma in base alle più utilizzate in Arena 11, perché appunto in Arena 11 tutte le carte sono già interamente sbloccate e si ha comunque una maggior vastità di scelta. Questa sarà la tabella che seguiremo quest'oggi, ma adesso andiamo subito a vedere appunto i partecipanti per questo episodio. E appunto quest'oggi gli sfideranno Francesco contro Andrea. Allora, cominciando subito, partiamo sull'account di Francesco, facciamo tutto lo spaghettamento, riepilogo delle carte più utilizzate, dopodiché passeremo sull'account di Andrea e faremo la stessa medesima cosa. Ok ragazzi, siamo sull'account di Francesco, il cui capo clan è veramente, ragazzi, uno stordito allucinante. Quindi io in questo caso mi dissocio completamente. Ragazzi, guardate i bauli che ha preparato Francesco, veramente sono un qualcosa di apocalittico. Il nostro Andrea ce li ha preso poco simili, quindi quest'oggi la battaglia sarà veramente veramente infuocata. Prima di cominciare a spaghettare, ragazzi, vi faccio un salutone agli Italian Do It. Sicuramente la ragazza di Francesco mi odierà, la cara Serena, che appunto saluto per il fatto che voleva appunto aprire i suoi bauli, ma quando appunto il nostro fra ha detto guarda, gli faccio aprire la Next nella Chest Battle, la sua reazione è stata più o meno questa. Ma visto che siamo ancora in column, o meglio che non mi è ancora arrivata addosso una scopa, partiamo subito ad aprire i bauli e dopodiché vedremo cosa la sorte appunto riserverà al nostro Francesco. Ma ragazzi, vamos con le maggio del primo pullo, utilizziamo la bellezza di 91 unità di oro. Prossima carta, una cabana di barbascabbia. Prossima ancora, troviamo 12 barbascabbia. Riepilogo veloce, ma ragazzuoli, il primo non è andato tanto bene. Il primo è buono buono, ma ragazzuoli abbiamo ancora altri. E quindi partiamo un secondo. Anticarichi. No, il secondo, ragazzi, il secondo non ci sta. Il secondo non ci sta. Ma noi, ragazzuoli, comunque sia, abbiamo ancora una Bardamus dei bauli e va bene lo stesso. Facciamo una cosa, apriamo subito il magico appunto della sfida retro e dopodiché torneremo sullo schermo principale, ragazzuoli, e apriremo tutti i restanti. Ragazzi, già appunto ho lasciato anche questo baule per la sfida. Noi lo apriamo e vediamo di sculare. Sculemus col baule, appunto, ci sta la bellezza di 708 unità di oro. Poi che la prossima troviamo una donna polenta, Lady Polenta, va bene. Prossima ancora, ragazzi, attenzione, la seconda carta comune più utilizzata, ragazzi, Barbari Scelti, le troie cornute vanno da dio. Prossima ancora, quattro estrattori di ronco. Dai con la prossima, 6 volte la salumeria zamponica. Dai con la prossima, 74 spiritali di fuoco, i dadi star, 13 volte la mega rap, ma trova carte utilizzate. Trovamele, ragazzi, 4 volte il tornado, store flusso, store sciacquo. Ma ragazzi, va bene, come baule non è andato male, anche perché comunque le troie cornute dei nostri barbari scelti sono al secondo posto come carta comune più utilizzata. E quindi, ragazzuoli, cominciamo benissimo. Già mi vedo Serena inforcarmi ogni baule, ma prima di morire apriamo quella della corona. Vai punto con l'osso della corona, che ci sarà la bellezza di 606 unità di oro. Prossima carta, troviamo le legge mozze, vabbè. Prossima carta, 2 volte gli spiedi. E ancora 2 volte l'orda di rape. Prossima cartozza, 8 volte il mini pack. Ma che cazzo me ne faccio? 70 bombarospi. Ragazzuoli, che cos'è sta merda? Cos'è questo barile di letame? Ragazzuoli, lasciamo perdere questo baule della corona, che è stato veramente uno dei peggiori della storia. Ma adesso, carichi, passiamo subito a quello gigante e tutto il resto. Ragazzi, carichi, un bel pollicione, aiutiamo il nostro fra a trovare carte utilizzate, perché questo oggi dobbiamo fare il delirio. Ragazzi, mi raccomando, un pollicione. E adesso subito sommette con questo baulozzo di legno. Vamos col gigante, che appunto teneva la bellezza del 1916 unità di oro. Prossima carta, un bel barile di ronco. E andiamo col vino. Prossima
Madonna che culo, 33 volte la carogna, la carta rara più utilizzata al momento su Clash Royale. Ragazzuoli, che roba, a parte che 33 volte dentro un bollo gigante è un culo abominevole. Ragazzi, chiudiamo questo spacchettamento, va bene, 294 spiriti e lozzi, facciamo un riepilogo veloce. A me personalmente in un anno e qualcosa che gioca Clash Royale mai capitate tante carogne tutte in una volta. Ma va bene, adesso ragazzuoli, carichi col magico, ha già trovato rara più utilizzata e seconda comune più utilizzata. Grazie a questo baule Fra veramente si è rialzato in una maniera allucinante. Partiamo col magico, che appunto ci sarà la bellezza di 812, unità di oro. Vai con la prossima, 8 volte gli spiedini. Prossima carta, 10 volte barba scabbia. Prossima ancora. Ragazzi, 14 za, la carta comune più utilizzata. Ragazzi, Francesco cosa sta facendo? Rara più utilizzata e comune più utilizzata. Proseguiamo, 8 volte il Namecciano Cannuccia. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Tanto queste le abbiamo già trovate le più utilizzate. Le abbiamo già trovate. Andiamo a prenderci l'epica. Andiamo a prenderci l'epica. Ho detto, non mi interessa la capanna di Namecciano da fitness. Prendiamoci l'epica. 5 volte la fulmine, ragazzi. Non male, non male, non male per niente. Ricapitolo veloce. Ragazzi, tra gigante e magico, Francesco ha ribaltato la situazione in una maniera allucinante, trovando le più utilizzate per due rarità di carte. Il bello è che abbiamo ancora un super magico e un leggendario. Attenzione, Francesco potrebbe puntare la partita perfetta. Se trova, o meglio, se trovasse due leggendarie tipo principessa e tronco, ragazzi, veramente farebbe il delirio. Mentre come epica al momento, ragazzi, è la strega. Vamos, casoli, vamos col baule super magico che appunto ci riserva la bellezza di 4, 7, 2, 6 unità di oro. Prossima cartozza. Se ti pareva che non trovavo la Tesla. Basta letame. Le palle, ragazzi, le palle, via. 214 orde di rape. Prossima cartozza, 272 volte i Namecciani. Vamos, galera, dai. Raga, 140, ma che culo, ragazzi, ma più o meno 200 grider in due bauli. Raga, che botta di culo fenomenale. Passiamo con la prossima, ecco, e anche tutte quante le epiche. Ragazzi, abbiamo anche una leggendaria, ragazzi, qua dentro abbiamo anche la leggendaria. E ragazzi, non dobbiamo sculare, ragazzi, se gli sculiamo il tronco o la principessa, veramente questo spacchettamento orbita. Meno 3, meno 2, meno 1. Vamos, e avemus, ragazzi, un bel vecchio dell'Alpe. Ragazzi, il nonno di Heidi quest'oggi smette di mungere le capre. Si alza in piedi, dà la sberla ad Heidi e si piazza fuori da questo baule, dandogli un ulteriore boost al suo spaghettamento. Ragazzi, riepilogo veloce, ma veramente, raga, veramente, veramente un baule della Madonna. E il bello è che non è ancora finito, perché noi abbiamo ancora un baule leggendario. Ragazzi, mamma mia, non ho parole. Adesso, comunque sia, abbiamo per forza fatto un baule leggendario, che riserva al nostro Fra un'ennesima carta leggendaria, perché non ha già sculato abbastanza. E quindi, quest'oggi, ragazzi, con me, meno 3, meno 2, meno 1, vai così, e trovamela, e sbombamela, e ragazzi, un boscaiolo. Ragazzi, l'ambergigio ci sta. Ragazzuoli, non è che sia tanto utilizzata come leggendaria, ma comunque un barbone ci sta. Ragazzi, troviamo uno sbarbato con i peli pubici sotto la bocca, e noi, così, carichi, possiamo chiudere il suo spaghettamento, comunque sia, in una maniera veramente, veramente atomica. Facendo comunque il riepilogo delle carte più utilizzate trovate dal nostro Francesco, troviamo al primo posto, ragazzi, come comune, la zappa. Ragazzi, al momento la zappa è la carta comune più utilizzata su questo gioco, e quindi lì si piazza e lì rimane. Carta rara, ragazzi, Log Rider, seconda carta più utilizzata in gioco, e appunto carta rara più utilizzata in assoluto, in questo caso la carognozza, ragazzi, ha trovato anche quella, e quindi carta rara e lì rimane. Come carta epica, ragazzi, siamo andati un po' più scodrini, abbiamo trovato una carta epica non utilizzatissima, ma comunque che fa la sua sporca figura, e quindi carta epica barile di ronco, chiudendo come leggendarie, ragazzi, Vecchio dell'Alpe e l'Ambergigio. Ragazzi, adesso vi lascerò comunque le carte più utilizzate trovate dal nostro Francesco qua di fianco, e noi passeremo sull'account di Andrea e faremo la stessa medesima cosa. Faccio un grandissimo in bocca al lupo ad Andrea, perché Francesco ha avuto un culo apocalittico. Ragazzi, veramente, veramente uno spaghettamento con i fiocchi. Noi adesso, ragazzi, mi raccomando, bel pollicione di supporto anche per il nostro Andrea, e passiamo subito sul suo account e vediamo subito qual è la sorte di servire appunto a quest'uomo. Ok, ragazzi, eccoci sull'account di Andrea. Per sbaglio mi sono loggato in lingua inglese, ma lasciamo così, ragazzi, perché fa hackab. Facciamo una cosa, spaghettiamo subito il suo account, e dopodiché, ragazzi, guardate che bauli, guardate che bauli ci ha preparato il nostro Andrea. Veramente un qualcosa di fenomenale. Ragazzi, spaghettiamo e facciamogli un grandissimo
schifo, in bocca al lupo, vai con il maggio. E appunto il primo maggio ci riserva la bellezza di 85, urna di oro. Prossima carta, ragazzi, 2 gemmozze, 10 volte navecciani da fitness, chiudendo il baulozzo con 2 volte moschettiere. Ragazzi, non male, non male per niente. Riepilogo veloce e ragazzoli, passiamo subito al secondo baulozzo omaggio. Ok ragazzi, neanche il nostro Andrea ha un baulozzo omaggio, ma ne abbiamo fatto 1-1, quindi ragazzi va bene. Adesso passiamo subito da quello della corona, e dopodiché abbiamo quegli altri 4 che veramente sono qualcosa di allucinante. Ragazzi, carichi, partiamo con quello della corona. E quindi vamos de ronco. E appunto il baulozzo riceve la bellezza di 5, 6, 8 unità di oro. Prossima cartozza, 3 gemmozze. Vai con la prossima ragazzi, una volta la mega rapa. Onesta la mega rapa. Prossima carta, 19, leva tartaro. Prossima ancora ragazzi, 6 volte la minchia di scorta di Zio Pester, chiudendo con 50 volte la Reciani. Ragazzi, non male, non male per niente. Riepilogo veloce e ragazzi, va bene. Insomma ragazzi, questo baule è stato un pochino comsi comsa, ma non demoralizziamoci, abbiamo ancora un sacco di bauli, e quindi passiamo subito a quelli magici. Ragazzi, abbiamo questi baule e avanti col magico. Dai col magico 8 che ci ritrova la bellezza di 6, 9, 9 unità di oro. Prossima cartozza, troviamo 14 volte l'uomo patatina. Prossima carta, 23 volte i razzisti. Vai con la prossima, 7 volte la capanna dei Namecciani. Prossima ancora, 7 volte la nostra racchettaccia per le mosche. Vai con la prossima ancora, 51 volte i barbascabbia. Another card ragazzi, 9 volte la salumeria, il trio zamponico, che chiudono con 3 volte il peccone grosso. Ragazzi, 3 volte il pecca versione grosso. E ragazzi va bene, riepilogo. Ma ragazzi, o meglio, insomma, già comunque, come è comune, i razzisti sono abbastanza utilizzati, e quindi non male. Passiamo subito a un prossimo baulozzo magico. Ma ragazzi, dobbiamo, ragazzi, un pollicione, mi raccomando, supportiamo Andrea. Ragazzi, supportiamo Andrea, perché questo magico deve sculargli, appunto. Beh, a parte i 621 unità di oro, 3 volte lo zio. Ragazzi, non male, lo zio non è male per niente. Vai con la prossima, 4 volte la mega rapa. Anche la mega rapa va bene. Vai ancora, 4 volte la lapidozza. Non mi scandaglionare. L'erare cannavacciuolo, va bene. Prossima ancora, 12 volte la minchia di scorta dello zio, che prosegue con 87 volte gli spiadini. Ma cos'è sto letamaio? Meno male ragazzi, meno male la poison, che è una delle carte epiche più utilizzate al momento. Ricapitolo veloce, abbiamo peccato un po' tra rare e comuni, ma ragazzi, con le epiche ci stiamo rialzando, con le epiche ci stiamo rialzando, e quindi non male per niente. Ragazzi, adesso carichi, passiamo subito al baulotto super magico e vediamo di fargli la botta di culo della vita. Vamos col super magico. E appunto gli siamo a 4206 unità di oro. Prossima cartozza, troviamo 81 volte l'elettrostimolatore dello zio. Non lo voglio, 203 volte il cesso dello zio. Prossima carta, 239 volte l'insalata verde, 59 volte la salumeria. Ma cos'è ragazzi, ma cos'è, ma dai. Prossima carta, oh, 23 volte oh golem, 23 volte oh golem. Ma madonna, che ce l'ha a livello 6 questo golem. Raga, panico totale. Una bestia da oltre 5000 punti ferita. Raga, spettacolo. Comunque sia, ancora una cartozza. E ragazzi, noi sappiamo che dentro sarà leggendaria. Ragazzi, noi sappiamo, perché appunto le carte comuni, rare ed epiche le già trovate tutte. Ragazzuoli, anche il nostro Andrea scura la leggendaria qua dentro. E quindi carichi, vediamo di portargli il culo della vita. Ragazzuoli, meno 3, meno 2, meno 1. Vamos! E ragazzi, un bel bandito ragazzi, la fuorilegge, la donna del mercato. Ragazzi, veramente, veramente da Dio. Ragazzi, ultima carta leggendaria sbloccata, salta fuori appunto dal baulozzo di Andrea, e veramente gli dà una mano allucinante. Facciamo un riepilogo veloce, ma ragazzuoli, andiamo benissimo ragazzuoli, andiamo veramente, veramente bene. Anche se appunto la donna del mercato non è molto utilizzata al momento, è comunque una delle ultime leggendarie sbloccate, e quindi questo va come punto a suo favore. Ma adesso non è finita, perché abbiamo ancora un baulozzo leggendario e dobbiamo fottutamente trovargli una delle carte. Ragazzi, dobbiamo fottutamente trovargli il tronco, così fa la sculata della vita e torna in carreggiata. Ma ragazzi, appunto questo baulozzo leggendario diceva il nostro Andrea, una carta leggendaria, e vedremo di sculare come si deve stavolta. E quindi noi carichi, meno 3, meno 2, meno 1, vamos con baulozzo. E appunto, dammi, sculami un lambarcigio. Ragazzi, troviamo un boscaiolaggio. Ragazzi, quest'oggi è il giorno dei barbuti. Ragazzi, questo deve essere proprio il Barbones Day. E quindi ragazzi, il nostro Lamberto salta fuori dal baulozzo leggendario, e con questo chiude lo spacchettamento del nostro Andrea. E ragazzi, comunque non male, ragazzi, comunque sia, non è andato male. Facciamo comunque un riepilogo delle carte più utilizzate trovate dal nostro Andrea. E appunto, come comune più utilizzata al momento, troviamo i razzisti. Tra le carte comuni che ha trovato, ragazzuoli, i razzistacci e gli arcieri sono al primo posto. Come carta rara, ragazzi, da tutte quelle che ha trovato, la carta rara più utilizzata al momento è la mega rapa. E quindi, ragazzi, lì si piazza e lì rimane. Come carta epica, ragazzi, è andato piuttosto bene, perché ha trovato la seconda epica più utilizzata, ovvero il boia. Io pensavo fosse più utilizzata la veleno, ma ragazzuoli, invece è più utilizzato il boia. E quindi, ragazzi,
Cacciatori, Antonino Cannavacciuolo si piazza come epica più utilizzata per il nostro Andrea e gli dà comunque una mano notevole, chiudendo con Bandito, ovvero Donna del Mercato, e Ragazzuoli Lambergigio. E con questo possiamo chiudere anche questa chest battle. Ragazzi, adesso avete alla mia destra e alla mia sinistra entrambe le carte più utilizzate trovate da entrambi i ragazzi. Vi lascerò qua sopra nel sondaggio il voto e sarete voi a decidere appunto chi ha vinto questa chest battle, e appunto il vincitore sarà proclamato nel prossimo episodio. E io con questo faccio un grandissimo in bocca al lupo a entrambi i ragazzi. Vi saluto, vi ricordo sempre comunque che trovate Facebook e Instagram, di sentire i commenti come al solito. Mi raccomando, votate ragazzi, votate, votate e rivotate. Alle 14 ha caricato un video Flame, quindi se ve lo siete persi, mi raccomando ragazzi, andatelo a vedere. Io vi saluto e che dire, dalle chest battle qui da Nex è tutto. Bella rega! Yo, mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.